Ma io penso che noi vinceremo le elezioni regionali. Quello che sto facendo è per portare un po' di consapevolezza sulla posta in gioco. Con una lettera pubblicata dal quotidiano La Repubblica, Nicola Zingaretti suona oggi la carica in vista delle regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari e risponde soprattutto a chi dentro e attorno al PD, cominciando dalla stessa Repubblica, si sta schierando per il no, facendo notare che la legge elettorale proporzionale e il contrappeso che il PD aveva posto come condizione per sostenere la riforma tanto cara 5 Stelle e permettere così la nascita del governo giallorosso è ancora lontano. Martedì prossimo la Commissione Affari Costituzionali della Camera dovrebbe incardinare un testo base, ma appunto siamo ancora in commissione con un accordo di maggioranza a dir poco ballerino. Come se non bastasse l'ultimo precedente renziano, Zingaretti è il primo ad alzare la posta rispetto all'esito delle votazioni del prossimo 20 settembre, mostrando di non tollerare più le ipocrisie di chi sostiene che perdendo le regionali e vincendo il PD al referendum potrebbe continuare tutto come prima, senza riflessi sulla tenuta del governo. Governo che, si ripete come un mantra, è argine alla destra di Salvini e Meloni. Di più, chi reputa conclusa la fase di collaborazione con 5 Stelle e Italia Viva non crei confusione, indichi strade alternative percorribili, continua Zingaretti, incurante di svelare così le debolezze del governo. E chissà che la vena di delusione nelle parole scelte non sia destinata anche allo stesso Conte, che per prudenza è stranamente silente dopo la buffata di conferenze stampa all'apice della pandemia, assente nella trattativa sulla legge elettorale e nella pur iniziata campagna per le regionali, che potrebbe vedere i partiti di governo sconfitti in Liguria, nonostante l'alleanza tra PD e 5 Stelle, e in Toscana soprattutto, qui proprio per la mancata alleanza. I 5 Stelle poi si avviano al loro minimo storico e dovranno faticare non poco per concentrarsi solo sull'auspicata e presunta vittoria del sì. Allora,